quello che è apparso, quello che è sembrato, è che non ci fosse più un collante tra chi ci rappresenta Roma. Guardate per esempio la candidatura su Padova, ad esempio, io parlo di quello che conosco, dove viene indicato un nome di altissimo livello, tra l'altro, perché devo dire che Francesco Pechin è anche veramente una persona, un grandissimo, imprenditore, ma che non è stato né condiviso né gestito nella maniera che andava gestita quel tipologia di candidatura. C'è un candidato eccellente che è arrivato però a 2 mesi, a 3 mesi dal voto. Che risultato potete pensare che possa portare? Chi ha esperienza politica, chi è in prima linea, sapeva benissimo che sarebbe stata un'opera impossibile. E infatti non solo è stato impossibile, ma è stato anche disastroso. Allora, se, voglio dire, avete Roma, all'epoca venne fuori la polemica della candidatura che veniva indicata da Roma e non dai territori. Ecco, nella Lega dell'epoca non è che fosse diverso, cioè non è che decidevano sempre gli stessi, però veniva fatto tutta una serie di passaggi con le segreterie, con i militanti e si creava una squadra di lavoro sulla persona. Il grande successo di Massimo Bitonci, che venne appunto e che vinse a Padova, capoluogo appunto, venne da lontano, iniziò 2 anni prima. Bitonci era una persona conosciuta ed è tuttora una persona conosciuta e di altissima capacità. Pechin, ad esempio, era una persona ai più sconosciuto, quindi non si può pensare di gestirla come è stata gestita.